siamo orgogliosi di noi stessi perché abbiamo realizzato un bellissimo lavoro. Lo stadio di Lecco rinnovato grazie all'aiuto di 180 richiedenti asilo ospitati in città. Una bella notizia e una buona prospettiva per una struttura che da un po' di tempo cercava un rilancio. È stata un'opera di manutenzione importante che ha ridato decoro ma anche sicurezza perché l'identificazione più precisa degli spazi, le verniciature, la pulizia delle caditoie, lavori molto concreti. Si è abbellito un patrimonio della città, lo si è reso più sicuro. Questo lavoro ha il valore aggiunto, come è stato ricordato, di essere fatto da persone che poco magari conoscono Lecco, ma hanno capito che dentro lo stadio si gioca anche un'anima della città, l'anima sportiva, l'anima calcistica, ma anche un luogo di aggregazione popolare importante. Penso quindi che sia non solo un'operazione concreta e importante, ma anche fortemente simbolica, quella che ci hanno regalato queste persone. Cosa attende nel futuro lo stadio di Lecco? Sostanzialmente stiamo andando al rinnovo nei prossimi 2 anni di tutte le certificazioni complessive che attengono gli elementi ulteriori di sicurezza, quindi sistemato il campo e fatto manutenzione straordinaria, sostanzialmente sarà l'impianto di illuminazione, ma anche il rinnovo delle certificazioni e in più cercare di qualificare magari meglio la dimensione degli spogliatoi. Su questo c'è stato un primo confronto con la società sportiva, quest'anno è già stato molto forte l'impegno economico della Calcio Lecco e va dato atto alla sua presidente di un impegno importante, quindi nei prossimi anni si potrà, su questa base solida costruita nel 2018, implementare ulteriormente la capacità tecnica dello stadio. Purtroppo le forze italiane, i ragazzi italiani per fare questi lavori vengono sempre un po' a mancare. Certamente adesso vedremo se troveremo varie coordinate per poter cominciare a inserire qualche ragazzo di loro e ben venga perché secondo me è necessario. Poi noi vedremo anche di lunedì cercheremo di vedere di coinvolgere per fare le pulizie dello stadio per non essere sempre qui e arrivare a callare, arrivare a caschè, basta chiacchiere e guardiamo i fatti.